Un buon pomeriggio e benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale che apriamo sulla sicurezza con l'argomento sicurezza delle autostrade A24 e A25. È inaudito il balletto di parole irresponsabili attorno ai problemi della sicurezza delle autostrade A24 e A25 che collegano Roma con l'Abruzzo. È ancora più grave che a pagare questo stato di incertezza e confusione siano chiamate le imprese dell'autotrasporto. Trasporto che sulle autostrade vivono. Così, in una nota, il presidente di CNA FITA, Unione Nazionale Imprese di Trasporto Abruzzo, Gianluca Carota, si inserisce nella polemica sulle sicurezze dell'autostrada dei parchi. Il ministro Toninelli chiede l'immediata limitazione al traffico pesante dell'A24, il servizio di Alfredo Primante. Arriva un momento in cui il pilone non resiste più per fatica, perché sono materiali che si affaticano. Se questa fatica avviene con uno stato di deterioramento, anche di solo invecchiamento dei piloni, e non si è intervenuto provvedendo a rinforzarlo, il pilone può andare in crisi. Serve una disciplina rigorosa dei mezzi pesanti, non possiamo permetterci un'altra Genova. Con queste parole, in un'intervista rilasciata al quotidiano Il Messaggero, il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli ribadisce la necessità che deriva dalla relazione dei tecnici del MIT di limitare il traffico su A24 ed A25. Limitazioni, auspica sempre il ministro, che inizino il prima possibile, annunciando che sono stati sbloccati i fondi, 192 milioni di euro, destinati alla messa in sicurezza. Il ministro ha detto, e lo dobbiamo ringraziare di questo perché nessun altro l'ha fatto prima di lui, che ci sono 50 milioni disponibili nel 2018 e 142 milioni disponibili nel 2019. Questo recita il decreto legislativo di Genova del 28 settembre 2018. Il suo direttore generale dice invece che questi soldi non sono ancora disponibili. E quindi lui si rifiuta di firmare i decreti di approvazione dei progetti che noi abbiamo presentato già da molto tempo e che il provveditorato di Roma ha già approvato. Si rifiuta di firmare questi decreti fino a che non c'è certezza che ci siano questi soldi disponibili. Nel frattempo, ieri in Regione Abruzzo c'è stato dibattito in Commissione Trasporti sullo stato manutentivo e di sicurezza della rete autostradale abruzzese. Fari puntati ancora una volta sulla A24 e sul degrado dei piloni dei viadotti, a partire da quello di Bugnara. Nuovo Senso Civico e Forum dell'Acqua Abruzzo hanno chiesto misure urgenti e analisi statiche prodotte da enti pubblici. Noi riteniamo che, viste le condizioni dei viadotti, serva una verifica di un ente pubblico. Cioè tutta la parte statica deve essere vista con le prove sul calcestruzzo e così via dall'ente pubblico per tranquillità di tutti, sia di Strade dei Parchi, sia del Ministero, sia soprattutto degli utenti. Vogliamo verifiche attente sulle somme spese, su quelle che non sono state spese, anche perché noi paghiamo fior di tariffe per questa autostrada che è molto costosa e vorremmo capire come sono stati spesi i soldi. Dal canto suo, Strade dei Parchi ha ribadito che, secondo le sue analisi, l'autostrada è sicura in condizioni normali e non c'è alcun bisogno di chiuderla, nonostante la resistenza sismica dell'autostrada fosse già sotto esame dal 2009, anno del terremoto aquilano. Noi abbiamo fatto tutte le verifiche che il Ministero ci ha chiesto di fare, tra l'altro ci ha chiesto di farle non con le norme e i calcoli dell'epoca del progetto, parliamo del 1960, ma di riverificare tutto con i carichi e le norme recenti. E da lì è risultato che tutti i coefficienti, tranne in 4 o 5 casi, sono superiori all'unità. La legge dice che se il coefficiente è superiore all'unità, la struttura è sicura. Oggi il capo della Protezione Civile Borrelli ha ribadito la necessità di un maggiore monitoraggio del degrado delle infrastrutture e di un grande piano di adeguamento sismico delle stesse. Autostrade per l'Italia, che gestisce la A14 abruzzese, sempre ieri in regione, ha rassicurato tutti sugli investimenti che si stanno mettendo in atto per manutenere i viadotti, a partire dal Salinello. 1500 metri di lunghezza, 37 campate. Su questo viadotto partiremo per lavorare su 6 campate che sono le campate più importanti che insistono nella strada di Fondovalle. Sta andando in gara un intervento molto importante di circa 4 milioni e mezzo per la manutenzione di tutti e 37 gli impalcati, le pile e i pulvini.
Apriamo la pagina di politica adesso, il segretario nazionale dell'UDC ed europarlamentare Lorenzo Cesa a Chieti ha fatto il punto della situazione del partito regionale in vista delle prossime elezioni. Assieme al segretario regionale Enrico Di Giuseppe Antonio e al segretario provinciale Andrea Buracchio, Cesa ha presentato anche i nuovi ingressi nell'UDC, quelli dell'ex assessore al bilancio di Chieti Roberto Melideo e dell'avvocato Corradino Marinelli, attualmente consigliere comunale di Rocca Montepiano. Vediamo. L'obiettivo è di rilanciare in Abruzzo l'UDC, non solo l'UDC, ma il soggetto politico di centro che faccia riferimento poi ai valori che sono dietro lo scudo crociato, una forte presenza anche dei democratici cristiani che hanno dato un grande contributo nel passato allo sviluppo di questa regione che certamente non sta andando bene, quindi riprendere un'iniziativa forte, rimettere in pista anche uomini di esperienza che possono dare un contributo a far uscire questa regione dalle difficoltà che vive. Il candidato lo si avrà nel momento in cui ci sarà un programma da concordare, questo lo si farà nei prossimi giorni, quindi si metterà tutti intorno a un tavolo e in base al programma poi si sceglie anche la persona giusta da candidare, quindi tizio, caso e proprio per ora sono solo chiacchiere. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro serio tra le forze politiche che compongono tutto il centrodestra per analizzare e stabilire appunto chi saranno candidati non solo qui in Abruzzo ma anche in Sardegna ma anche in Basilicata, trovare le persone migliori a cui affidare poi la guida di una regione che sono una cosa molto importante. Oggi siamo qui per presentare due consiglieri comunali, uno di Rocca Montepiano e uno di Chieti, di grande valore, che hanno deciso di sostenere questo progetto di rivalutazione di un'idea politica, di un programma e di un progetto che abbiamo portato avanti da sempre e che oggi diventa più importante. Noi vorremmo che tornasse quell'esperienza maturata in Abruzzo dalla Democrazia Cristiana che portò questa regione ad avere un'occupazione piena, ad essere la regione più importante del Mezzogiorno d'Europa. Su questo programma ci misuriamo per le elezioni regionali, forse altro diventa secondario, perché la gente ha bisogno di lavoro, ha bisogno di una regione che funzioni, che sia in grado di rispondere alle esigenze dei comuni, ma soprattutto che pensi ad una regione più sicura. Ci spostiamo a Teramo adesso perché questa mattina Giuseppe D'Alonso, sindaco di Crognaleto e candidato alla presidenza della provincia di Teramo, ha presentato il suo programma. Alla presenza dei maggiori rappresentanti del Partito Democratico teramano. Nei prossimi due anni l'ente provinciale avrà a disposizione oltre 100 milioni di euro da spendere in infrastrutture viarie ed edilizia scolastica. Il servizio di Tania Bonnici Castelli. Il candidato unico del centro-sinistra alla presidenza della provincia di Teramo, Giuseppe D'Alonso, sindaco di Crognaleto, ha presentato il suo programma, linee guida che toccano i punti più importanti su cui l'ente provincia è competente, viabilità, scuole, territorio, ambiente e sanità. Il Partito Democratico teramano, schierato in tutte le sue componenti, ha voluto dare oggi prova di compattezza e unità su di lui. Il mio programma spazia un po' su tutte le argomentazioni, quindi parliamo della sanità, parliamo dell'acqua, parliamo della messa in sicurezza dell'acqua e quindi mi riferisco al sistema del laboratorio ed è ovvio che poi la maggiore attenzione va prestata alla viabilità. Quando si parla di provincia il primo pensiero viene appunto alla strada, all'efficienza, alla sicurezza e lì si apre un mondo che non è solo il cosiddetto asfalto ma è la prevenzione al dissesto idrogeologico, è la manutenzione nei momenti più brutti dell'inverno, cioè l'innevamento, il disgelo, insomma mettere in sicurezza il cittadino perché viabilità significa mobilità e quindi fruibilità del territorio. Il futuro presidente della provincia di Teramo avrà a disposizione un bel tesoretto da spendere, 85 milioni per completare la Teramo Mare con lo snodo di Giulianova Roseto e oltre 60 milioni di euro per l'adeguamento sismico delle scuole. La provincia infatti è proprietaria di uno dei patrimoni scolastici più importanti d'Abruzzo. 26 istituti suddivisi in 7 comuni, Teramo, Giulianova, Roseto, Atri, Nereto, Sant'Egidio e Castelli. Si pensa al sindaco di Crognaleto, si pensa a un futuro presidente con un occhio più attento alla montagna.
Da sindaco del comune di Crognaneto ho difeso con i denti il mio campanile anche uscendo fuori a tutela della montagna. Da futuro presidente, che spero sarò, farò il presidente della provincia coniugando i due aspetti, e cioè la costa. Noi abbiamo un magnifico litorale adriatico che va obbligatoriamente coniugato con l'entroterra, e quindi a partire dal porticciolo di Roseto, a partire dall'80 e quindi torno di nuovo sulla viabilità, e per poi toccare gli impianti di Prati di Divo e Prato Selva, sarà un impegno di tutto il territorio provinciale. Infine, alle domande se il centro-sinistra compatto voterà per D'Alonso senza franchi tiratori, il segretario del PD Teramano, Gabriele Minosse, si è detto tranquillo, fiducioso e certo di festeggiare a fine mese l'elezione del sindaco di Crognaleto. Cronaca adesso: rapina in una stazione di servizio sulla statale 16 a Vasto, in località Buonanotte. Un uomo con il viso parzialmente coperto si è presentato questa mattina armato e si è fatto consegnare l'incasso dal benzinaio. Il bottino ammonterebbe a poche centinaia di euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Vasto. Da quanto si è appreso, il sistema di videosorveglianza non era in funzione. L'uomo sarebbe poi fuggito a piedi. Restiamo alla cronaca: nuovi interrogatori in carcere a Lanciano per i romeni ritenuti responsabili della rapina ai coniugi Martelli. Gli investigatori indagano sulle responsabilità della banda anche in merito ai furti con spaccata dell'estate scorsa. Inquirenti al lavoro a Lanciano per ricostruire nel dettaglio come si sono svolti i fatti durante la rapina ai coniugi Martelli avvenuta la notte del 23 settembre scorso. Assieme al procuratore capo Mirvana Di Serio, il comandante del Nord di Lanciano Massimo Canale e il capo della mobile di Chieti Miriam D'Anastasio sono tornati in carcere a Villa Stanazzo per ascoltare di nuovo i romeni arrestati. Non solo per accertare le varie responsabilità e i diversi ruoli avuti nell'efferata rapina, che sono già abbastanza definiti, ma anche per ricollegare vari furti con spaccata registrati in città e nel comprensorio nelle settimane precedenti. Gli investigatori infatti ritengono che la banda sia responsabile di alcuni di questi episodi attraverso una delle auto utilizzate, la Y nera, immortalata dalle telecamere di videosorveglianza dell'Eni Caffè a Villa Elce, è stata segnalata da testimoni anche in merito ad altri furti. Al setaccio quindi le spaccate al bar Manhattan, agli Eni Caffè di Santa Maria in Baro e di Villa Elce, al bar Elise e al bar sotto i portici a Castel Frentano. Il primo ad essere ascoltato è stato uno dei fratelli Turlica, Costantin, che avrebbe partecipato alla rapina ai Martelli entrando nella villa. Nei prossimi giorni saranno ascoltati anche gli altri componenti della banda, un lavoro che si presenta articolato sul piano investigativo. Ci spostiamo ad Avezzano, inaugurata la nuova linea di produzione dello stabilimento Cartiera Burgo, reimpiegate nel progetto 131 persone. Vediamo. Quattro anni dopo riparte la Cartiera Burgo con una nuova produzione che starà al passo coi tempi. Lo stabilimento, sito nel nucleo industriale di Avezzano, è di nuovo attivo in maniera effettiva dal mese di aprile 2018, con una produzione entrata a pieno regime dallo scorso luglio. Per quanto riguarda la struttura civile edile, sono stati demoliti 2.500 metri quadrati di capannone, sono stati ricostruiti secondo i moderni criteri antisismici in vigore oggi. Un'opera resa possibile dalle risorse e dagli investimenti del Burgo Group, uno dei principali produttori europei di carte grafiche e speciali, e dalla regione Abruzzo. La cartiera riparte sotto la veste della riconversione attraverso la produzione di carta per imballaggio derivata da fibra ottica. Quello che succede oggi qui è una cosa straordinaria. Tutti ci ricordiamo, quattro anni fa, una riunione a Roma drammatica nella quale fu annunciata la chiusura di questo che è il sito storico dell'industria marsicana e in parte anche abruzzese. Sono stati quattro anni di lotte, di battaglie, di lavoro, e alla fine, insomma, sì, esattamente, non solo riparte l'azienda, ma riparte un'altra azienda con delle prospettive straordinarie, perché la cosiddetta carta tecnica, cioè il cartone, oggi è un mercato che sta molto crescendo. Quando riparte un'industria è sempre un fatto positivo, in questo caso è doppiamente positivo, non solo perché porta di nuovo al lavoro
decine e decine di lavoratori, non solo perché gli dà vita a uno stabilimento che per 3 anni, 4 forse era rimasto silente, ma anche perché riavvia un processo produttivo che coinvolge l'intera zona. È un segnale forte di ripresa, è un'operazione di riconversione industriale importante avvenuto qui nel nostro, sul nostro territorio, e che potrà garantire non solo i posti di lavoro attualmente in forza presso questo stabilimento, ma soprattutto per la linea produttiva che hanno deciso di intraprendere, ci sono buone possibilità anche di progressione e di sviluppo di questo stabilimento. Presentato presso la Camera del Lavoro CGL di Pescara il bilancio sociale 2017 del patronato Inca CGL provinciale di Pescara. Un avvicinamento al 18° congresso nazionale di Bari previsto nel 2019. Presenta al convegno anche il presidente nazionale Morena Piccinini. L'attività cresce di anno in anno e ci sono tantissime persone che si rivolgono all'Inca. Solo l'anno scorso sono state fatte 17.000 pratiche, sono davvero un numero molto alto. Questo significa da un lato la qualità di un servizio apprezzata, ma dall'altro lato significa anche che il bisogno delle persone cresce, e questo non è sempre un bene. Cresce un bisogno anche dato spesso dalla incertezza delle leggi, dato dal fatto che la pubblica amministrazione, a partire dall'INPS, non è sempre un'amministrazione facile da approcciare. Noi vorremmo fossero un po' più amiche del cittadino oggi le pubbliche amministrazioni, nel senso di permettere un rapporto un po' più semplice rispetto a quello che non sia. Ecco, la complessità da un lato e la difficoltà delle leggi dall'altro comporta che molte persone si rivolgono al patronato con più frequenza del passato, e noi svolgiamo un'attività di consulenza molto importante. Siamo molto soddisfatti della presenza di Morena Piccinini. Per quello che riguarda un po' il contesto, noi abbiamo svolto una notevole attività sia in campo previdenziale e assistenziale che anche per ciò che riguarda gli infortuni e le malattie professionali. Siamo sempre più la frontiera sociale della CGL, e questo naturalmente per noi è una grande responsabilità e un grande stimolo a fare sempre di più e meglio. Il cambiamento di governo ha intaccato un po' la situazione della CGL anche nella provincia di Pescara? Ma adesso dobbiamo vedere un pochettino la manovra di carattere economico e quali contenuti avrà. Oggi c'è una grande richiesta di informazione per quello che riguarda la previdenza, sapere un pochettino quando si va in pensione. Noi siamo attrezzati come uffici sia nell'area Vestina che in tutta la provincia per portare risposte esaurienti e credibili a lavoratori, pensionati e giovani. Il Centro Studi D'Annunziani ha presentato il 45° convegno dedicato al poeta e scrittore pescarese, presentato il volume sui pastori d'Abruzzo tradotto in 20 lingue. D'Annunzio in Italia e nel mondo a 80 anni dalla morte, questo è il tema del 45° convegno internazionale di studi d'Annunziani. Professor Marianacci, D'Annunzio rappresenta l'emblema della nostra regione, voi ogni anno organizzate grandi eventi, ma quest'anno all'interno di questo evento ci sarà anche la presentazione di un libro importante in 20 lingue su D'Annunzio. Credo che non ci sia poeta che sia venuto dopo di lui che non si sia dovuto confrontare con la poesia di D'Annunzio, perché D'Annunzio ha in qualche modo rivoluzionato tutto il fare poetico e soprattutto il linguaggio poetico, ripescando da tutta la tradizione. Giuseppe Ungaretti, nel 30° della morte, cioè un mese dopo il 1° marzo del 1938, fece una conferenza all'Università di San Paolo, dove allora insegnava, e per dimostrare l'importanza di D'Annunzio rifece la storia della letteratura italiana da Dante agli anni 30 del secolo scorso. Quest'anno, in occasione dell'80°, abbiamo deciso di preparare un'antologia, che è poi questa, I pastori di D'Annunzio nelle lingue del mondo. I pastori sono in qualche modo la poesia più abruzzese di Gabriele D'Annunzio, insieme poi alla Pioggia nel Pineto, è la poesia in assoluto più conosciuta in Italia, ma anche all'estero.
questa antologia, i pastori d'annunzio nelle lingue del mondo, la nostra idea sarebbe quello di continuare questo progetto, quindi un work in progress, e ogni volta, infatti già ne sono arrivate altre di traduzioni che non abbiamo fatto in tempo ad inserire nell'antologia, e fare proprio d'annunzio in tutte le lingue del mondo, se questo sarà possibile. Voglio solo ricordare che le date del convegno sono 25-27 di ottobre, apriremo il 25 mattina alle ore 9. Adesso apriamo la pagina dello sport, questa sera alle ore 21, prima difesa del primato in classifica per il Pescara, che disputerà l'anticipo dell'ottava giornata in casa dello Spezia, che ha appena 3 punti in meno. Ieri i biancazzurri hanno sostenuto la seduta di rifinitura a Coverciano e poi si sono trasferiti in Liguria a Lerici. Probabile la conferma della squadra che ha battuto 2 settimane fa il Benevento prima della sosta. L'unico dubbio è legato alle condizioni di Gaetano Monachello. È designato titolare, ma se non dovesse farcela, Pillon dovrà decidere se schierare Cocco oppure riproporre centravanti Mancuso, con uno tra Del Sole e Crecco nel tridente. Sul fronte Spezia, forfè di Okereke mentre recupera Galabinov. Ascoltiamo le parole del tecnico dello Spezia ed ex di turno, Pasquale Marino. Può essere definita la gara più importante fino a questo momento del nostro campionato? Ah, credo proprio di sì, perché affrontiamo una squadra che non ha mai perso, è imbattuta, e come diciamo tutte le settimane i numeri non mentono, i numeri dicono che questa è una squadra che a parte i risultati che ha fatto ha espresso anche un buon calcio, per cui se stanno lì è perché lo meritano, e di conseguenza il quoziente di difficoltà per questa gara è elevato e noi dobbiamo presentarci al massimo delle nostre possibilità, soprattutto non lasciare niente al caso, perché le partite si vincono curando anche i minimi particolari, come si usa dire, dettagli. Nelle ultime 4 partite c'è stata una crescita costante e dobbiamo continuare, non dobbiamo continuare in questo percorso di crescita, perché diciamo che alleno un gruppo di ragazzi che dal primo all'ultimo dà il massimo in allenamento, di conseguenza gli allenamenti sono intensi e aiuta la crescita del gruppo. Ci dispiace solo per Occhiereche che non siamo riusciti a recuperarlo, perché il problema diciamo, è più importante rispetto a quello che ci auguravamo, ecco. Quindi abbiamo dovuto fermare Occhiereche, però gli altri hanno avuto la possibilità, Galabino, Pierini, De Col, di recuperare al meglio e quindi avere più opzioni nell'organico. Pillon ha detto che più o meno sono due squadre simili che si affrontano, cioè come modo di giocare, no? Sei d'accordo? Sì, anche come sistema di gioco, diciamo così, la qualità che hanno in mezzo al campo, in avanti, insomma è una squadra completa che interpreta le partite in maniera propositiva, ecco, per cui c'è qualche similitudine, c'è. E quindi siccome affrontiamo una squadra di grandissimo spessore, di grande qualità, perciò dico che dobbiamo fare in modo di tirare tutta la ferocia agonistica che abbiamo dentro, ecco, perché questo serve oltre alle qualità tecniche, oltre a tutto quello che uno prepara, però la cosa più importante, come ho detto nelle settimane scorse, è come ci si approccia alla gara. E io ne approfitto per ricordarvi l'appuntamento di questa sera a partire dalle 20:30 con diretta stadio, Andrea Costantini in studio e ovviamente Paolo Renzetti dal picco di La Spezia per il pre-gara, per la partita e poi per le interviste, tutto rigorosamente in diretta come quando scendono in campo i biancazzurri di Beppe Pillon. Dunque vi ricordo 20:30, diretta stadio per seguire insieme Spezia-Pescara. Scendiamo in Serie C, che torna in campo già domenica pomeriggio dopo il turno infrasettimanale con il Teramo rinfrancato dal successo di mercoledì sera contro il Fano. Nei biancorossi che affronteranno il Monza allo stadio Brianteo, ancora assente Proietti che sconterà la seconda giornata di squalifica dopo il rosso rimediato a Rimini, mentre Altobelli sarà ancora indisponibile a causa della lussazione della spalla rimediata proprio al Romeo Neri. Intanto, a proposito di difensori, il difensore biancorosso Nebil Caidi si gode il 2-1 ai marchigiani, che l'ho visto andare anche in gol nella ripresa. Paolo Renzetti.
Anche nei momenti difficili sono spesso i giocatori più esperti a fare la differenza. Sei tornato al gol, il gol del 2-0 che comunque vi ha messo la partita in discesa, contento a livello personale ma anche a livello di squadra per questo successo, il primo della stagione. Sì, sì, sono contento a livello di squadra, a livello personale è normale perché fare gol è sempre bello, però sono contento a livello di squadra perché era ora che ci sbloccavamo ed era ora che facevamo una vittoria. E quindi sono molto felice e dobbiamo andare avanti così perché domenica si rigioca. Sono passati pochi giorni dall'avvento in panchina di Maurizi, ma è già scoccata la scintilla nella squadra? Ma no, il mister è arrivato, ci ha inculcato qualche suo modo di pensare, sicuramente è stato un impatto positivo, però io, come ho detto ai tuoi colleghi, abbiamo fatto bene, anzi molto bene anche a Rimini, e quindi uno parla di Maurizi giustamente, ma anche penso che anche mister Zichella la partita precedente avevamo fatto una buona partita. Purtroppo era finita in pari, tanto gli episodi d'altronde fanno parte del calcio, oggi ci è andata bene e sono felice, però dobbiamo continuare così. Ecco. Arrivo del nuovo allenatore responsabilizza anche più la squadra? Sì, certo, perché comunque quando si cambia allenatore la colpa viene data solamente all'allenatore, invece purtroppo, cioè, invece la colpa maggiore ce l'abbiamo noi, d'altronde che non possono mandare via 30 giocatori e quindi dobbiamo pensare che dobbiamo fare molto di più. Oggi l'abbiamo cercato di fare, ma dobbiamo continuare. E in Serie D invece domani anticiperà il proprio impegno l'Avezzano, che sarà di scena allo stadio di Matelica contro la capolista in coabitazione con il Notaresco. Per Giampaolo, per la squadra di Giampaolo, l'occasione del riscatto migliore dopo un inizio di campionato opaco. Ma è una partita molto difficile perché loro sono primi in classifica, ogni anno fanno sempre delle squadre per vincere il campionato, però questa partita secondo me viene in un momento giusto perché la nostra squadra può confrontarsi con una squadra che è prima in classifica. La partita sarà sicuramente difficile, dura, perché loro sono molto fisici, hanno giocatori di grande qualità e noi possiamo sicuramente dimostrare che giocando a Matelica, come sappiamo, con grande forza, con grande umiltà, con grande carattere, di fare anche noi la nostra partita sperando appunto di riportare un risultato positivo a casa. Abbiamo queste tre partite fondamentali e dobbiamo cercare sempre di fare la prestazione e di stare un pochino più attenti, soprattutto in fase difensiva, che prendiamo sempre dei gol un po' roccamboleschi, un po' strani, un po' per disattenzione, un po' per sfortuna. Se riusciamo ad essere un pochino più compatti nella fase difensiva, io parlo come blocco squadra, possiamo fare bene, anche perché poi le occasioni lì davanti le creiamo. E bisogna, ripeto, continuare a crederci, perché la situazione capisco che non è molto, molto facile, però questa squadra ha tutte le potenzialità per risollevarsi. Si svolgerà domani e dopodomani l'edizione 2018 della Maratona d'Annunziano, una competizione sia agonistica che amatoriale patrocinata dal Comune di Pescara a cura della ASD Vinifantini e della WISP, presentata in conferenza stampa. Un evento giunto alla 18ª edizione che rinnova il suo percorso agonistico e anche solidale, anche quest'anno allargando le fila dei sostenitori e mettendo insieme sport e solidarietà in sinergia con le associazioni ISAV e LILT, con la famiglia di Roberto Straccia, il ragazzo scomparso nel 2012, e quella di Duilio Fornarola, maratoneta storico morto durante la corsa di 3 anni fa. Domenica questa maratona di Pescara, vogliamo spiegare un po' come si correrà? Diciamo che la maratona parte di fatto sabato pomeriggio con un bel villaggio a Piazza Salotto, con tutto quello che può servire al podista per quanto riguarda l'accoglienza, quanto riguarda il divertimento, perché faremo anche degli stand in cui si giocherà con Conad, si proveranno scarpe appoggio grazie alla Reebok Italia e comunque si faranno delle degustazioni. Insomma, Piazza Salotto già sabato comincia a sentire aria di podismo e soprattutto sarà punto di partenza e arrivo di una manifestazione
stazione che corre, perché sabato si correrà la 6 ore beach, una maratona nella maratona che vede già quasi un centinaio di partenti, di maratoneti che vengono un po' da tutta Italia. Domenica è una giornata proprio di trionfo, speriamo tutto vada per il meglio, perché alle 8 c'è il ritrovo, ma già alle 9.15 partono le manifestazioni agonistiche centrali, che sono la maratona, la mezza maratona e la staffetta, che quest'anno ha avuto una crescita impressionante, perché si è passati dalle 15-18 staffette degli anni scorsi, ne abbiamo già quasi 30, il che significa oltre 100 partecipanti ad un evento collaterale. Partita la gara vera e propria, e subito spazio ai bambini che dalle 9.25 su Corso Umberto I faranno delle vere e proprie gare. E uno sguardo, anche se la gara è WISP, quindi l'ente di promozione sportiva per eccellenza in Italia, guarda e insegna attraverso l'agonismo come valore proprio di formazione caratteriale. Si suddivideranno per tutte le fasce di età e correranno sempre con partenza e arrivo su Piazza Salotto. Sarà, credo, forse l'evento più bello. Concluse le gare dei bambini, quindi dalle 9.25 alle 10 circa, partirà la passeggiata, che probabilmente è l'elemento collaterale che più ci ha dato soddisfazione, perché era quasi inesistente gli anni scorsi, adesso è diventato un vero e proprio evento che vuole una propria partenza, un proprio percorso, solo 3 km per tutti, a passo libero. Normalmente si passeggia, qualcuno volesse correre, c'è posto per tutti. E questo era anche il nostro ultimo servizio, e vi ricordo che tutti i nostri contributi li trovate sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it. Per la prima edizione è davvero tutto, la seconda alle ore 19. Grazie e buon proseguimento di giornata.